Ciao ragazzi e bentornati in questa nuovissima Top Ten Orange. Quali sono i 10 film italiani da vedere del 2017? Numero 10. Iniziamo dalla decima posizione per la commedia La Casa di Famiglia. Quattro figli hanno il padre in coma da ormai 5 anni e decidono così, per una serie di imprevisti, di vendere la casa. Subito dopo il padre però si risveglia e così ha inizio la storia del film. Non vi dico altro perché, come sempre, se no vi spoilerò cose che non dovrei spoilerarvi. Numero 9. Nona posizione per Brutti e Cattivi. La storia parla di un mendicante privo di gambe che mette insieme una banda alquanto bizzarra per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e insieme dovranno effettuare una rapina. E da qui poi succederanno cose. Il film è divertente e ha un cast di tutto rispetto, a partire da Claudio Santamaria e soprattutto Simoncino. Alzati. No, non lo fare mai più. Non si fa. Poi passami i guai. No. Numero 8. Ottava posizione per Amore e Malavita, non so se l'ho pronunciato correttamente. Una storia di camorra e azione condita da una veste da commedia musicale. Non musical, commedia musicale, è un po' diverso, cioè il musical è quando è completamente cantato, invece la commedia musicale ha degli spezzoni magari e rimane un po' più leggero, magari un po' più fruibile. L'ho descritta un po' così alla cazzo, però più o meno è quello. Numero 7. Settima posizione per il film Acciambra, che sicuramente avrò pronunciato malissimo, però è italiano. Ad essere sinceri, il film non mi è piaciuto, però penso di essere sbagliato io perché è stato inviato come rappresentante italiano agli Oscar 2018, anche se poi non è stato scelto, e poi il produttore esecutivo è Martin Scorsese, che l'ha preso sotto le sue braccia perché l'ha ritenuto un progetto valido. Quindi probabilmente se Martin Scorsese dice che è un buon prodotto, quindi... Però a me non mi è piaciuto, semplicemente, ma ci sta. Numero 6. Sesta posizione per la commedia Smetto Quando Voglio, Ad Honorem. Film divertentissimo, ragazzi, e chiude alla grande la trilogia. Anche se, secondo me, è un po' sotto i primi due, forse per il fatto che non è più così originale dopo i primi due, però è bellissimo, cioè... Figo, divertente, fa ridere, però forse fa ridere un po' meno rispetto ai primi due. Numero 5. Per la quinta posizione parliamo del film Il Padre d'Italia. Questo film lo sono andato a vedere al cinema senza sapere nulla, cioè avevo visto il trailer ma non ci avevo capito nulla. E quindi non voglio dirvi nulla al riguardo, anche perché effettivamente potrei essere un po' spoileroso. Comunque, il film è bello, la storia è molto intrigante e gli interpreti sono bravissimi, a partire ovviamente da Luca Marinelli, che è mostruoso. Numero 4. Passiamo alla quarta posizione e alla medaglia di legno per il film italiano campione di incassi del 2017, cioè L'ora legale di Figarra e Picone. Ok che è un film comico e quindi qualcuno potrebbe dire ma perché l'hai messo così in alto rispetto ad altri film che hai citato? Però va detto che se l'avete visto soprattutto, lo prendete come film drammatico, vi rendete conto che effettivamente quello che racconta è triste ed è l'Italia di oggi. Quindi a me quando l'ho visto ha fatto ridere, però alla fine ho detto porca puttana, siamo veramente così noi italiani però. Quindi fa riflettere onestamente. Numero 3. Terza posizione con medaglia di bronzo per il film di Paolo Genovese The Place. La storia è incredibilmente interessante nonostante sia ambientato tutto nello stesso posto, cioè un bar. Gli attori sono eccezionali anche perché sono praticamente i migliori in Italia, ne manca qualcuno si può discutere, però il meglio del meglio, e Paolo Genovese conferma di essere un ottimo regista, quindi da vedere. Numero 2. Seconda posizione e medaglia d'argento per Gatta Cenerentola, un film d'animazione italiano fatto bene. Quindi va visto, punto, cioè basta, questo basta. Film ispirato all'omonima opera teatrale di Giambattista Basile, che è stato presentato in concorso all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Tutta la storia è ambientata a Napoli e grossa parte del film si svolge all'interno di una nave tecnologicamente avanzata, la quale registra comportamenti umani per poi riprodurli sotto forma di ologrammi nel corso della storia. E oltre alla nave vorrei citare anche l'antagonista di questo film. Il personaggio è una specie di zingaro napoletano. Zingaro non nel senso razzista del termine, ma come lo zingaro di lo chiamavano Gig Robot. Infatti anche lui ha la peculiarità di cantare di tanto in tanto qualche canzoncina. Ed è molto sopra le righe e funziona. Ragazzi, film d'animazione italiano fatto bene, va visto, punto. Numero 1.
E prima posizione con medaglia d'oro per La ragazza nella nebbia. Di questo film io non ne ho sentito parlare mai finché non è uscito. Cioè, solitamente qualche cosa prima salta fuori, c'è questo film fra qualche mese che sarà fighissimo. Questo soltanto coi trailer a ridosso dell'uscita. La storia si svolge in una sperduta cittadina in mezzo alle Alpi. Praticamente tutto ha inizio con il rapimento di una ragazza e così ha inizio questa storia investigativa che porterà poi a dei colpi di scena niente male, ragazzi. Gli attori sono eccezionali, considerate il fatto che Tony Servillo è bravo, ma è il meno bravo fra tutti. Ed è Tony Servillo. Pensa agli altri quanto sono bravi. Niente di originale se lo paragoniamo al cinema americano. Però in Italia una cosa del genere non mi sembra di averla mai vista, soprattutto con questa qualità realizzativa. Onestamente mi chiedo perché non abbiano mandato questo film agli Oscar. Non è andata così. Comunque, vedetevi questo film. Bello. Come sempre, ragazzi, commentate qui sotto facendomi sapere la vostra top 10 dei migliori film italiani del 2017. Mi raccomando, così stiamo a top 10 blu del venerdì. E detto questo, ragazzi, YouTube!